Bentornati di nuovo qui sul fantastico episodio unico e insostituibile di Polygamer Zanaluad Inc. nel mondo di New Super Mario Bros. 2 per 3DS, emulatore Sitra. Potrete sempre osservare in alto qui, ragazzi, per il primo, diciamo, livello, perché sennò è molto fastidioso. Poi, ovviamente, magari se siete convinti e volete vedere magari anche qualche altro livello con il nostro benchmark per quanto riguarda un Intel Core i5 10400 e un RX 580, lo scrivete nei commenti e verrà di nuovo attivato. Allora, posso andarmene sia di qui nel mondo particolare, come vedete, oppure continuiamo l'avventura. Io direi di continuare l'avventura e vedere un attimo il tutto. Eccolo qui, questo è il benchmark. Sì, è un po' fastidioso, ma veramente a causa dell'emulatore Sitra non posso metterlo in altri punti. Quindi, ragazzi, dovete un po' soffrire con me nel guardare il primo benchmark per quanto riguarda il gioco di Super Mario Bros. Devo cercare di salire lì sopra a prendere la stella stellina. Si è attivato qualcosa. Non so cosa si è attivato, onestamente. Chissà che cos'era. Oh, c'è un fungo fungoso lì, ragazzi. È un tubo fungoso, scusate. Si sa, bisogna sempre entrare nei tubi. Sicuramente troveremo la stella che ci interessa, secondo me. E infatti, immaginavo, abbiamo rischiato di non prenderla, mamma mia. C'è anche il check. Ragazzi, prendiamo e andiamo avanti. Un'altra volta il fiorellino. Prendilo può essere comodo. Ok, vediamo, sembra questo dovrebbe uscire le vite, vediamo se è vero. Sì, vita! Una sola! Noi vanno bene tutto. Conoscendo il gioco di Mario, conoscevo che c'era qualcosa di particolare lì. Fino a cremano di tutti i cremanini. E qui non la prendiamo. Perfetto, recuperata, recuperata. Sono morto e l'ho rifatta. Perfetto. Questo qui non ho capito che cos'è, onestamente. Ma che è? Sono dorati. Ma che si guadagnano le vite con i cosi dorati? Beh, assurdo. Ho recuperato anche la vita, perfetto. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. E questo. Mario number one. Questo è il benchmark, ragazzi, per quanto riguarda il gioco di New Super Mario Bros. Per quanto riguarda l'emulatore Citra Canary 2477. Se volete giocarlo e avete delle caratteristiche più o meno come le mie, potete farlo benissimamente. Per fortuna l'emulatore Nintendo 3DS è migliorato veramente tantissimo e ci permette di poter fare queste cose. Adesso togliamo e vi faccio vedere il gioco fatto bene. Poi, ovviamente, se voi volete magari vederlo su qualche episodio preciso, tipo questo qua dell'acqua, basta scriverlo nei commentini e mi farete sapere e io lo inserirò. Lo farò appositamente. Invito fortemente, ragazzi, ad attivare la campanellina anche qui perché, come vi ho detto anche negli altri episodi di WWE 2019, perché il gioco viene scelto, diciamo, a casaccio durante la settimana, è consigliato attivare la campanellina. Ovviamente,
siete liberi di non farlo e di non iscrivervi, però perderete veramente questo capolavoro di gioco. Scendiamo nel tubo tuboso, qui sicuramente troveremo la stella che ci permetterà di essere felici. Trovata la stella di felicità, troviamo anche il checkpoint di speranza. Abbiamo un fiore interessante. Si blocca un po' qui, ragazzi, se avete visto. Si blocca un po'. Vediamo che cosa ci riesce una vita. Una vita può essere buona, ma anche negativa in questi momenti. Anche perché non era necessario. Avrei preferito maggiormente una stella. Ragazzi, non so se lo sapete, ma la stella ci permette di essere invincibili. Non trovo l'ultima stella. Sai che fine ha fatto? Diciamo che i pesci smack danno un fastidio enorme. Peccato. Purtroppo non ho trovato la stella, ragazzi. Stranamente non c'è. Ma che volpi, che volpini veramente. Dove l'hanno nascosta? I volpini proprio, ragazzi, i volpini. E secondo me anche nella parte di Bowser lì nel castello gli hanno, l'hanno nascosto in un punto particolare. Che famoni, dite la verità. Altri 8000 punti. Oh yeah, Mario time. Mario time. Non è Mario number one, ma Mario time. Io potevo anche già viaggiare, però ho preferito fare questo e farvi vedere tutto il livello. Così avete visto il mondo 1. Oh, la testa di Moni. Ah, ci appendiamo. Oh, attenzione ragazzi, perché qui veramente non me lo aspettavo. Un cambio c'è stato. Ah, ah. E ho visto bene. C'è la stella stellina. La notte si avvicina. Ah, ma non c'è bisogno di tenere premuto B. Io che tenevo premuto B. Come si scende, scusate. Buona. Semplicemente devo abbassare. Vabbè ragazzi, ho avuto un po' di terrore, ma il risultato, no. Sto checkpoint non mi convince. Eh sì ragazzi, sto check secondo me non convince. Guardate qui. Guardate qui ragazzi. Guardate qui. C'è qualcosa che non mi convince. C'è qualcosa che non mi convince. Eh sì, c'è qualcosa che non mi convince a me. Ragazzi, dovevamo prendere questo e recuperare la stella. Non è stato facile, anzi forse è stata la parte più difficile per quanto riguarda il gioco di Super Mario Bros. Per recuperare la stella. L'abbiamo trovata, però ci accontentiamo. Un rischio totale c'è stato, ragazzi. Guardate qui. Mamma mia, non è che abbiamo rischiato, è stato veramente un rischio totale. Perfetto, andiamo a sconfiggere il primo figlioletto di Bowser. Chi è?
È lui. Preso in pieno. Ah, è stato fermo. Oh, oh, oh. Attenzione. Sconfitto in miniatura, ragazzi. Non era facile. Arriva la chiave. Ci permette di aprire. Mario number one. Mario number one. E questo l'abbiamo capito, ma purtroppo sicuramente non troveremo. Si è fottuta ancora una volta la principessa. Si sapeva. Andiamo nel mondo 2. Bene, benissimo. Ah, è il mondo delle sabbie mobili. È tutto tale e quale, ragazzi. Alla fine non cambia molto tra... Ora puoi accedere alla nuova modalità, febbre dell'oro. What? Che significa febbre dell'oro? Che tente. Voglio giusto completare qui tutto. E aprire anche i varchi, perché penso che li possiamo aprire. Peccato qui... No, non voglio salvare. Peccato qui, eh. È stato veramente un grande peccato per non aver recuperato la... Stella, stellina. Ah, c'è proprio un mondo qui, attenzione. C'è qualcosa lì. C'è un livello. C'è un livello. Io pensavo che invece non c'era, invece c'è un livello. Un livello particolare. È il primo mondo. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta tutto, ci sta tutto. Diciamo che forse siamo anche felici di poter svolgere un nuovo livello. No, che peccato. Bene, ho rischiato. Ok, sto cominciando a rompere. Qui secondo me succede qualcosa. Sicuro come l'oro. Vedete? Come se io il gioco già lo conoscessi, ragazzi. Come se io il gioco già lo conoscessi. Ma cosa fare? Conosco a memoria i trucchetti di Super Mario Bros. Ce n'è tanti di trucchi. Tipo questo qui. Può essere un trucco. Oppure no, vediamo. Oh, testa dell'oro. Attenzione. Vola al piano di sopra. Ragazzi, l'intelligenza di Polygamer è veramente elevata, forse. Sì, ho capito che teniamo l'oro per le monete. Che sta succedendo, Damizio? Magari è impazzito. Dove le monete? Mamma mia. Forse l'efficienza di Polygamer non è stata elevata, perché non... Ma che? Ci troviamo qui, ma... Ma dov'è la stella? Domanda da milione di euro. Yeah.
quella che manca, ragazzi. Ah, forse ho capito dov'era. Io me ne sono andato. Ma forse era qui. No, nemmeno. Manco di qua, dov'è? Ma è possibile. Credo. Oh, attenzione, c'è qualcosa anche qui. Ma ragazzi, veramente non ho idea. Ci manca la stella. Stellina. Sta una lì, ma non credo che sia quella che ci interessi. Ah, è proprio quella che ci interessava. Attenzione. Incredibile. E qui ci dovrebbe stare l'ultimo. Ho fatto un casino enorme. Potevo... Che bello. Tutto l'oro che luccica. Adesso dobbiamo capire qual è. Mai possibile. Ancora niente. Ragazzi, mi sta mandando a manicomio a sto livello. Una vita. 26, non ne ho neanche bisogno, però devo capire bene dove è l'ultima. Ho capito che il tempo manca. Ma io non sono riuscito a trovare una stella. E dove sei, stella stellina? Sta qui sicuro, ma dove? Non la riesco a trovare. Vabbè, vabbè, non fa niente. Non voglio morire perché magari non trovo la stella. Perché non avrebbe tanto senso, però. Fa niente. Un livello abbastanza difficile. Non capivo, veramente. Non ho capito ancora dove si trova. Peccato, in questo mondo ce ne siamo saltate due. 2000 monete. Ma le monete a che servono, chissà. Cioè, c'è qualcosa. No, non c'è niente, non ti dice. Giusto un aiutino, sarebbe comodo riceverlo. Vediamo cosa possiamo prendere. Allora, il mini è buono. Ok, veramente sono sceso con il mini. Oh mamma. E vabbè, andiamo a sbloccare l'altro mondo. Con Let's Go. Let's Play. Mini Mariettiello. Ma che? Non ci credo, ragazzi, ci hanno creato un livello. Una volta venivi sparato direttamente. E invece adesso è un livello. No, vabbè, che si sono creati? Mamma, ed è anche difficile perché ho capito che devo fare. Devo saltare sopra al... Mamma mia, se la fa tutta di corsa, ragazzi. Mamma mia, zumbo, zumbo. No! No. Oh, oh, oh. Oligamer ci riprova. Ve la faccio vedere perché
è sfizioso come livello. Non me l'aspettavo che creassero un livello, però. Ormai non sanno più che cosa fare nel mondo di Mario. Ok, ricomincia. Ok, primo salto riuscito. Secondo anche. Terzo anche. Ma che percoca lessa. Allora ci riproviamo. Ancora, primo salto. Secondo salto. Terzo salto. Quarto salto. Quinto. Ok, ci riproviamo ancora una volta. Primo salto. Secondo salto riuscito. Arriva il terzo. Arriva il quarto. Il quinto. Il sesto. Rischio. L'ottavo. L'ultimo. Difficile, 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 difficile. Ecco il mondo particolare, un mondo molto particolare, vedo. Che potrete osservare soltanto se vi iscrivete al canale. Grazie a tutti per la visione e alla prossima, magari.